E allora si parla di futuro. Benvenuto al mio ospite, Gennaro De Filippis. Insomma, siamo nel 2023 abbondante, diciamo, e oggi parliamo di riprese, in realtà, anche se siamo in radio, però parliamo di tutta la sezione video, perché poi in realtà video e audio ormai si intersecano sempre di più, internet, radio, eccetera, eccetera. Gennaro De Filippis, che è qui il mio ospite oggi, in realtà non ha inventato niente, come dice lui, però ha un po' cavalcato l'onda. Che cosa vuol dire? Allora, noi ricordiamo fino a, ma neanche tanti anni fa, 10 anni fa, gli operatori che andavano in giro con le camere, quelle grandi, le Betacam, giusto? Che pesavano 20 e 30 kg. Ormai si fa tutto in maniera anche virtuale, perché ci sono anche degli studi virtuali, anche proprio lo studio di produzione e di emissioni virtuali. Benvenuto Gennaro e niente, raccontaci un po' allora di questa avventura. Grazie, sentite questo rumore? È Sì. un cane che mi mangia la mano. Comunque, va Esatto. bene così. E sì, hai ragione. Noi veniamo poi dalla vecchia scuola. Telecamere pesanti, VHS, VHSC, Betamax. Te li ricordi che pesavano veramente dei quintali? E una ce l'ho Peraltro, ancora in scusami cantina. se dico, una ce l'ha ancora in cantina. Sì? Convivono ancora in realtà, perché poi io si vede ancora in giro, si vedono ancora in giro operatori. Ora non dico con la videocamera da 30 kg, però ancora con quella videocamera a Sì, però mano. vanno tutte Ci su sono schede di grosse memoria, schede di quindi. memoria, certo. E qui siamo invece un po' Siamo nell'altra lontani. fascia, sai, un po' di quelli, diciamo, un po' malvisti ogni tanto dagli operatori del settore, quelli tradizionali. Siamo nella fascia di smartphone, quindi un po' il futuro, ecco, della ripresa, della fotografia, sicuramente, perché tanti operatori, tanti registi, soprattutto americani, utilizzano lo smartphone anche per girare film, quindi figurati. In realtà è vero, qui quello che in Italia sembra in realtà quasi una bestemmia, dice, gira un film così, col mobile, È vero, sì. giusto per non fare distinzioni. Però in America già lo fanno ed è Sì. già, il presente, no? Però in realtà tu mi raccontavi anche che c'è anche un modo di. In realtà c'è uno studio virtuale che diventa reale, no? Nel senso che tu dalla tua postazione puoi creare uno studio video col quale puoi remotare in diverse postazioni, Cioè, tu giusto? parli di della regia, tipo Della regia regia video, televisiva. sì, Sì, esatto. ci sono i I banchi di banchi di regia. regia che funzionano sui smartphone, vabbè, sul tablet, perché poi lo Sì, certo. smartphone è piccolino e non potresti vedere, che fungono proprio da banchi di regia tradizionali, no? Con i punti di ripresa che invece di essere utilizzate le videocamere, utilizzi gli smartphone. Quindi più smartphone hai, più punti di ripresa puoi avere e poi miscelare tra di loro, mettere sotto pancia, riprese di copertura, audio e anche collegamenti esterni. Quindi, Certo. e come dicevi fuori onda, anche là ho detto prima, se non ricordo, l'audio che va d'accordo col video, e c'è anche tutta la parte audio, quindi puoi agganciare microfoni, wireless, schede audio, eccetera, eccetera, mixer. Si può fare di tutto ormai, oggi Ecco, come quindi oggi. è vero, però per un neofita che volesse appunto, non dico avvicinarsi al mondo, qui siamo già, forse già, ci siamo già un po' dentro, no? Ecco, per un regista che volesse cambiare totalmente la sua prospettiva di lavoro, quindi passare dall'analogico al digitale, ma dal digitale spinto, ecco, esistono delle applicazioni, no? Ormai, se, Certo, ormai tutto con l'app sì. funziona con le Esistono le applicazioni a livello professionale, anche professionale, se certo. avremmo ovviamente tutti che ci Ci vorranno vorrebbe un appellare tutorial queste. qui, C'era un tutor, sì, sai che che poi esistono tra l'altro, no? esistono, esattamente esistono, E che ne occupi aiuto. anche tu, tra l'altro. Esistono tutorial, esistono anche le applicazioni. Un'applicazione che si utilizza, ma la utilizziamo anche noi quando facciamo le nostre interviste, le nostre cose, è Filmic Pro, che è un'applicazione pazzescamente professionale, perché apre tutto un mondo che va oltre l'applicazione che abbiamo nel telefono, sai? Punta e scatta, punto e riprendi, invece lì c'è tutta la parte professionale che vediamo nelle fotocamere e videocamere professionali, tutta quella parte lì che non c'è nell'applicazione base, o c'è, ma è sempre, come dire, abbastanza base. Sì, Invece sì. lì è molto avanzata, una cosa avanzatissima. Abbiamo tutta la parte cinematografica.
Ci sono diverse, quindi, diverse modalità, diverse applicazioni. Chiaramente il base ti fa venire la voglia, e poi, se vuoi, devi per fare il cosiddetto upgrade, devi comprarti le applicazioni. Sì, Che però, sono vabbè, abbonamento. Adesso ci sono sono gli abbonamenti abbonamenti, che certo. ti stanno. Ok. Ti abboni, ti abbonano, alla fine dell'anno c'è 500 euro di Esatto. abbonamento. Se uno, insomma, ad investire, va bene. Vabbè, però. Investire nel Sì. futuro. Il know-how, appunto, tu dici l'applicazione, va bene, però poi il know-how, chiaramente poi c'è tutto un discorso di editing, di montaggio, Certo. e questo poi è complesso. Adesso io sto proprio entrando nello specifico di uno che dice domani mi metto lì e lo voglio Ma fare, no? sai, E voglio cambiare la mia vita professionale. sì, complesso, però sai com'è? Mano a mano che vai avanti, no? E tu inizi a una cosa, per dire, anche quando io ti parlo dei tempi andati, quando io cominciavo a fare le basi MIDI, ok, Sì, perché col computer, tu iniziavo. sei anche produttore Sì, discografico, ho. diciamo. Vabbè, adesso proprio. Iniziavo con la tastiera, no? Sì. MIDI che c'aveva tutte le sue cose, e quindi mi bastava. Poi ti evolvi, compri il computer, usavo Certo. Atari con tutti i moduli, quindi ti evolvi perché non ti basta più quello. Però inizi sempre Dal base, sì, certo. anche per montare video, inizi magari con un'applicazioncina tipo Basica. CapCut, no? CapCut non è un'applicazioncina tanto, adesso sta crescendo, però magari è più rivolta ai social, queste cose qui. Poi quando non ti basta più o ti serve qualcosa di più professionale, la passi a un'altra applicazione che magari ti può dare di più. È tutto lì, secondo me, è l'escalation della tua, come dire, voglia di imparare, è quello che ti serve, ecco. Certo, Io la vedo così. vediamo se ho capito bene. Questo modo di lavorare è soprattutto adatto per chi fa di questo una professione, e soprattutto per i giornalisti, no? Con questa applicazione, con lo studio mobile di cui tu ti fai fautore, che ci stai un po' raccontando, il mobile studio ti permette di essere fisicamente in un posto, cioè tu devi essere comunque lì a comandarlo, però poi tu avere, poi puoi avere più inviati contemporaneamente. Su più parti, giusto? Comandandoli con Esatto. Tra l'altro, un solo controller. gli inviati si possono anche mettere tutti sullo schermo, cioè vuol Certo. dire, quindi puoi fare anche splittare lo schermo, ma non solo. Questo studio che, vabbè, non facciamo pubblicità nessuno, ma è Sì, Vice sì, sì. Studio si chiama, ha la possibilità di vedere anche da, diciamo, l'inviato vede quello che va in onda. Quindi è proprio In come tempo reale, avesse un quindi, cioè. monitor, sì, Tempo reale. un monitor sul suo smartphone e vede quello che va in onda e sa quando lui deve andare in onda. Va È bene. pazzesco. Insomma, ci sarebbe da stare Delle qui ore. delle ore, una giornata. Il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, perché chiaramente insomma, si corre come sempre. Io ringrazio Gennaro Grazie a te, Luca. per essere stato con noi. Qui dai, ormai sono i giovani, no? Ma ormai anche i non giovani devono fare i conti con la realtà virtuale, sempre più virtuale, però un consiglio che potresti dare davvero, Ma un consiglio lo do, forse, posso dare? forse i non giovani. Posso dare un sì consiglio? sì sì Iscrivetevi al canale Smart Video Photography e lì ok trovate di tutto, dalla cosa base a sì, quella cosa più evoluta. Però, diciamo, aperto a tutti, adatto a tutti. e tu fai anche i tutorial per chi Sì, volesse imparare e saperne di più. esattamente. Grazie, era Gennaro De Filippis, ci sentiamo tra poco.